Siamo con Stefano Pluchino e Alessio Conti, due militi della Croce Rosa di Rivarolo che per i 110 anni dalla sua fondazione hanno deciso di lanciare una iniziativa per il territorio con la realizzazione di 9 postazioni di defibrillatori per rendere, diciamo, più sicuro anche da un certo punto di vista il territorio della Valpolcevera. Ci raccontate, insomma, un po' che cosa è il vostro progetto? Il nostro progetto nasce appunto dalla nostra esperienza di soccorritori e sul fatto che è importante la defibrillazione veloce e riuscire ad arrivare velocemente su un paziente in stato di arresto cardiaco. Allora abbiamo pensato di vedere su tutto il territorio di Rivarolo Certosa dove poteva essere importante mettere delle colonnine, ovvero dove c'è tanta gente, dove c'è molta gente e dove invece sia difficile arrivare. Infatti abbiamo scelto zone come Teglia, via Iori, Brin, via Vezzani, piazza Palavicini e poi due zone un po' più difficili da raggiungere, cioè Begato Paese e Garbo Paese, che sono due zone dove comunque un veicolo di soccorso ci mette molto più tempo ad arrivare. Inoltre, anche in caso di alluvione o altro, avere un defibrillatore sotto casa è molto più sicuro che non attendere un veicolo di soccorso che comunque può avere difficoltà ad arrivare, viste insomma le avverse condizioni. Ovviamente quello che state facendo è un progetto che ha anche un costo e dovete in qualche modo arrivare a finanziare questa operazione. Come pensate di arrivare? Intanto quanto vi costa questo progetto? Allora, abbiamo calcolato un costo medio, diciamo, a colonnina dai 1.500 euro in su. Diciamo che un DAE ci costa più o meno, solo la macchina ci costa sui 1.000-1.100 euro e tutta la struttura ci va comunque 300 euro, 400 euro per la colonnina e altri, diciamo, 200 euro per l'informativa, la cartellonistica informativa. Il totale abbiamo calcolato più o meno sui 20.000 euro. Come facciamo a raccogliere? Cioè, essendo noi, col nostro lavoro in primis, come volontari, andando ad aiutare le persone con i nostri servizi, in secondo, chiediamo un aiuto alla popolazione, visto che sia soprattutto alle ditte, alle aziende che operano su grossi, che aprono su Rivarolo, chiediamo anche a chi vuole darci la mano, è libero e vuole farlo, siamo liberi a questo concetto, cioè molto aperti. E quindi sostanzialmente quello che offrite alle ditte è anche un pannello pubblicitario legato al defibrillatore. Infatti dietro ogni postazione, ogni DAE, c'è un cartello in Forex dove ci sarà ovviamente il progetto, i passi base del BLS, che cosa fare appunto in caso di arresto cardiaco, e poi sotto uno spazio dove andremo a scrivere questa colonnina è stata installata grazie al contributo di, e lì ci sarà spazio per le aziende, per le ditte che vorranno darci una mano e vorranno ovviamente fare un'offerta per questo progetto alla Croce. State cercando anche di autofinanziarvi con altre iniziative? Diciamo che per ora ci siamo autofinanziati, diciamo, usando, diciamo, gli eventi dell'anno. Ad esempio, usato l'8 marzo, abbiamo raccolto un migliaio di euro stando sulle piazze di Rivarolo a vendere la mimosa. Adesso questa settimana, anzi no, questo weekend, con la festa della mamma, abbiamo intenzione di fare sabato e domenica la zona incertosa, Rivarolo, altezza, diciamo, Coop, ipermercati, vogliamo vendere delle rose per tutte le mamme, chi vuole venire ben venga. Per chi invece, seguendo Liguria Talk, volesse fare un'offerta alla Croce Rosa, ci sono altri mezzi, magari meno tradizionali, dell'offerta diretta per arrivare a voi? Sì, c'è il nostro sito internet dove si può fare un'offerta direttamente online tramite PayPal. Esatto. Si può venire in croce o comunque si può anche venire, per chi volesse, venire a dare una mano, perché noi comunque siamo 5 per 1000 in questo periodo, diciamo, di 7.30, c'è, cioè, pur sempre il 5 per 1000 che aiuta sempre le società come la nostra. E per vedere sia il nostro codice fiscale, tutte le iniziative, noi abbiamo una pagina Facebook che è continuamente aggiornata e ci trovate come Pubblica Assistenza Croce Rosa Rivarolese, e poi noi siamo lì da 110 anni. Chiunque volesse venire a darci una mano, a diventare milite, a fare i corsi di primo soccorso, ma noi siamo ben lieti, perché quello di cui abbiamo bisogno sicuramente sono anche i fondi, perché servono per andare avanti. Però senza volontari la nostra pubblica assistenza non riuscirebbe. Oggi riusciamo a fare dalle 2 alle 3 squadre per turno sul 118, circa 300 servizi al mese per quanto riguarda le urgenze, circa un migliaio di servizi al mese per quanto riguarda trasporti ordinari, dialisi e quant'altro,
e perciò abbiamo bisogno, insomma, sicuramente di tutti. Ringraziamo i militi della Croce Rosa di Rivarolo per essere intervenuti su Liguria Talk a Blog Caffè. Grazie, grazie a voi.